progetti. Abbiamo fondato una startup da pochissimo, da febbraio, e ci occupiamo di design con uno sguardo particolare alle nuove tecnologie, quindi artigianato digitale, design. E nuovi modi di produrre gli oggetti, e proprio per capire quali sono queste, come approfondire queste tematiche per avvicinare forse anche un numero maggiore di persone a rendere le persone più consapevoli intorno a queste tematiche, abbiamo deciso di fare delle attività di promozione sul design e di studio del design, sul design, sull'arte, sul lavoro dell'uomo. Infatti questa, diciamo, è una delle nostre iniziative, proprio quella del laboratorio dal basso Formella Deriva. Il laboratorio si svolge in due parti fondamentali. La prima parte è quella legata al workshop. Durante la settimana successiva avremo invece più dei momenti di riflessione, dei critics, di personalità di spicco nel panorama. Diciamo italiano e internazionale. Questo è un primo esperimento, insomma, non vogliamo sconvolgere niente con questo laboratorio, ma ci serve proprio per introdurre queste tematiche in questo territorio che è un po' avaro di incontri, temi e iniziative proprio sul design, quindi ci proviamo, insomma. Sì, diciamo che è avaro di iniziative, però non mancano certo chi ha intenzione di fare queste iniziative, perché spesso comunque vediamo creativi, maker o anche, non lo so, la persona della porta accanto che magari vede queste tematiche e capisce che c'è un posto anche dove poter sviluppare queste tematiche e quindi vediamo c'è proprio l'interesse che magari c'è già altrove. Ciao, sono Michele Anzalone, sono architetto, cofondatore di una startup a Palermo. Sto collaborando in questa iniziativa Laboratori al Basso come docente. Stamattina, durante il laboratorio, abbiamo parlato di progettazione, di modellazione, di stampa 3D. I ragazzi erano molto interessati a quelle che sono le principali problematiche che possono trovare durante la progettazione o durante la stampa 3D. I progetti che stavano sviluppando i ragazzi erano molto interessanti e molto eterogenei. Infatti, le stampanti 3D attualmente ce ne sono tantissime in commercio ed è fondamentale soprattutto scambiarsi know-how, sapere confrontarsi, condividere quelle che sono le esperienze. Il settore è veramente in rapida evoluzione. E queste sono occasioni molto importanti, soprattutto è importante il fatto che ci siano delle occasioni di incontro, di formazione, occasioni per fare rete fra start-up anche giovani e start-up innovative.